ci sono alcuni argomenti cruciali che stiamo affrontando in assessorato. Questi argomenti cruciali devono essere affrontati col massimo della forza, col massimo dell'impegno anche da parte della politica. Abbiamo la ristrutturazione di Arif che va completata. Allora, ho impiegato 3 anni e mezzo per spiegare che Arif non poteva essere un'entità a sé stante rispetto all'assessorato. Per 3 anni e mezzo ho in parte appreso delle iniziative di Arif dai giornali o da quelle comunicazioni che pur sono state di rimando dalla Presidenza inoltrate al nostro assessorato. Arif ha problemi oggettivi legati alla gestione del personale, alla individuazione delle funzioni aggiuntive sulla Xylella. Arif ha problemi strutturali da un punto di vista contrattuale per i dipendenti, perché non è univoca la forma giuridica con la quale sono incardinati. Ha una forma di precariato diffuso e molto sgradevole, che è quello delle agenzie interinali, e a quanto ho potuto vedere negli ultimi mesi ha anche un deficit amministrativo consistente sugli atti che ha prodotto. La richiesta che avevo fatto al Presidente era quella di commissariare Arif al fine di ampliare le funzioni e ristrutturarla nel suo complesso. Ampliare le funzioni significava e significa implementare la Xylella e implementare tutte quelle funzioni connesse alla Xylella, come i monitoraggi, gli abbattimenti degli alberi, lo studio delle ricerche e quant'altro, in modo continuativo e duraturo. Per questo abbiamo pensato di difendere un disegno di legge anche impattante, che era quello che prevedeva la nomina di un commissario e 2 subcommissari che avessero questo specifico mandato. L'impegno che ho assunto io in commissione e in consiglio era che la politica sarebbe stata fuori da quelle nomine e che noi avremmo garantito professionalità adeguate per presidiare almeno 3 campi, quello agronomico, quello del diritto del lavoro e quello del bilancio. Diritto del lavoro necessario perché avevamo e abbiamo una serie di norme che ci consentono le stabilizzazioni, ma mancano tutti gli atti endoprocedimentali per poter procedere, per poter attivare queste grandi opportunità anche per la regione, non solo per i dipendenti. Non ci sono le piante organiche aggiornate e non si riesce con la forza lavoro oggi che c'è a garantire una individuazione dell'organizzazione che sia idonea a poter procedere alle stabilizzazioni. Abbiamo i codifesa che sono da due anni ormai appoggiati su Arif, ma ancora non strutturati. Abbiamo il tema degli interinali che sono vittime per carnefici, un meccanismo nel quale vivono la precarietà e l'aleatorietà del loro modo di reclutamento e poi scontano la precarietà e l'assoluta inadeguatezza dei contratti per garantire qualità della vita. Questa roba qui merita e necessita di competenze specifiche che non possono essere solo quelle consulenziali. In un'agenzia